Sì, è arrivato il momento di alzare l'asticella. Siamo arrivati dove volevamo arrivare, abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo tutti, arrivare ai playoff, e ora sarà un mini torneo dove già giocheremo a viso aperto con tutte, già a partire mercoledì. Una bella, insomma, una partita secca. Sì, abbiamo due risultati su tre, quindi sappiamo che giochiamo in casa. La nostra forza sicuramente, come tutto l'anno, saranno i tifosi, quelli che ci hanno sempre sostenuto sia nel bene che nel male, e poi siamo noi che scendiamo in campo, quindi siamo noi che dobbiamo far divertire la gente e continuare questo cammino importante. Questa fiducia da dove nasce? In che senso? Questa grande fiducia, dico, da dove nasce? No, Qui? nel senso, la fiducia che ci siamo costruiti passo dopo passo, Cioè, partita dopo dopo una partita. sconfitta, dico, dopo due sconfitte consecutive Sì, in ma casa, cinque ormai è passato, non dobbiamo più pensare a quello. Ormai, ripeto, sono stati fatti degli errori, sono fatte anche delle cose buone, però non possiamo più pensare a quello che è successo prima. Dobbiamo pensare al presente, il presente è Novara e quello che conta è andare avanti. Senti, che Novara vi aspettate adesso? Ma sicuramente hanno dei buoni giocatori, comunque sono una squadra molto fisica, hanno degli attaccanti molto validi, quindi già da ieri che stiamo preparando tutti i meccanismi giusti per non farli ripartire, perché sappiamo che è una delle loro armi importanti, quindi dobbiamo stare concentrati dall'inizio al primo minuto e poi cercare di chiudere la partita e di portare a casa questo risultato. Quindi un Bari che deve ragionare, insomma. Sì, ragionare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche essere consapevoli di essere tranquilli che siamo comunque il Bari, che giochiamo in casa e che qualsiasi cosa succede non dobbiamo mollare. Senti, quando il Bari faceva gol a Grappoli, tu stavi fuori, che rabbia. Ah, ero contento, io nel senso per il bene della squadra se si vince sono più che contento, quindi ormai sono stati episodi che ormai riguardano il passato, quindi non sono Che cose rabbia più. non nel senso di rabbia tua personale, che No, non rabbia rabbia perché che comunque adesso non si fanno più tutti perché questi giochi. non ero presente, quello magari è la cosa che magari mi è dispiaciuto di più, però penso che comunque è stato fatto un ottimo lavoro, quindi dobbiamo soltanto riproporre quello che facevamo anche prima, perché non solo prima giocavamo bene, ma comunque, come hai detto tu, venivano tanti gol. Ma vi siete dato una spiegazione perché nell'ultimo mese il Bari è Ma franato? sinceramente non c'è una spiegazione precisa, quindi abbiamo perso delle partite comunque che non so nemmeno io come spiegartelo, quindi ripeto, l'importante ormai è che siamo dentro i playoff, quindi quello che è stato prima non conta più. Ormai, come dicono tante persone, le chiacchiere ormai portano via il vento, quindi ora saranno i fatti e noi vogliamo fare i fatti sul campo per rispondere a tante critiche che sono state fatte, secondo Senti, me, resta un tanto fatto bene. però che il Bari con le grandi non è che abbia sofferto sempre. Questo è un dato importante, perché i playoff riguardano solo le grandi. Sì, infatti, però con Novara abbiamo pareggiato e vinto, L'unica questo quindi speriamo di continuare è così, nel l'unica senso. eccezione sono Novara. Sì, però vediamo cosa succede mercoledì. Pensiamo a mercoledì e poi chi lo sa cosa succede. Ci sono delle critiche che hai trovato esagerate in queste ore. Sì, ma magari anche qualche. Tutto vari, delle cose che fuori dal normale, però sono cose che fanno ridere e danno più forza alla squadra, quindi Però Francesco, scusa Giuseppe, le delusioni della gente è anche la delusione sì, vostra, ci perché mancherebbe, non è che voi siete contenti di aver fatto ma infatti 5 loro, punti in 5 partite e ma nessuno infatti tutte le continua. persone che vengono allo stadio possono libere di fare fischiare, non mi sto lamentando di quello, mi sto lamentando che certe volte magari su certe cose sono un po' esagerati, capito?
In che senso? Ma quale? Sulla, no, dico, quando magari scrivete delle cose che secondo me non sono proprio vere, quindi, però non voglio stare a fare queste cose perché, ripeto, non mi interessa. Pensiamo soltanto tutta la squadra a Novara e basta, poi il resto verrà da solo. Abbiamo pensi che il Bari nelle ultime due partite si sia dimostrato all'altezza della situazione anche in virtù del pubblico, insomma, che vi è stato vicino, 31.000 con il Cagliari, 26.000 con il Trapani. Chiaramente c'è un po' da comprendere la delusione della gente. Sì, ma non sto discutendo quello, l'ho appena detto che possono sia fischiarci che come applaudirci, quindi è giusto così. Ripeto, scendiamo in campo e noi scendiamo per vincere, quindi poi la palla è rotonda, quindi ovvio, anche da parte nostra c'è la delusione che quando vengono tutte queste persone poi magari il risultato non arriva, però alla fine, come ho detto tante volte, come ho appena detto, la palla è rotonda. Se poi non riusciamo a fare il risultato siamo noi i primi a essere dispiaciuti. Venendo al campo, lo ha sottolineato anche il mister, no? La similitudine tra il gol del raddoppio del Cagliari e il primo gol del Trapani, una squadra un po' proiettata in avanti con un buco enorme in mezzo al campo, contropiede, gol. Ecco, questo da che cosa dipende secondo te? Da una voglia spasmodica del Bari di far bene, subito di partire all'attacco, da cali di tensione? Da che cosa dipende secondo te? Perché errori simili nei playoff possono costare caro. Sì, no, noi sicuramente volevamo fare la partita con il Trapani e volevamo vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti, abbiamo creato secondo me delle occasioni che potevamo andare in vantaggio, poi abbiamo preso un gol in contropiede contro secondo me un'ottima squadra, molto ben organizzata, quindi quel gol lì un po' ci ha tagliato un po' le gambe, poi prendere i gol al secondo tempo sui rigori ci ha un po' mentalmente ucciso. Il mister ha detto poi, sempre nel dopogara, nei playoff bisogna avere la testa. Questa sera molto spesso la squadra non l'ha avuta. Come interpreti queste parole? Ma questa la squadra ha sempre avuto la testa, quindi alcune volte magari erano dei blackout, però penso che ci siamo anche ripresi da dei blackout, da momenti difficili, quindi penso che la squadra è carica e ha un obiettivo ben preciso, quindi questa è la cosa più importante. La Zanzara invece può sopportare questo finale di playoff. Sicuramente da una parte se giocherò o non giocherò non vedo l'ora che di mercoledì, perché comunque ora arriva il bello e arriva le partite che contano, le partite importanti, e vedremo di che passo saremo fatti mercoledì. Tu hai già giocato i playoff, no? Sì, quando era Varese, quindi un po' mi vengono in mente un po' i ricordi che ho avuto a Varese, che avevo giocato contro l'Hellas, che era un po' questo tipo non tanto di pressione, però questo, perché da una parte è pure bello, capito? Quindi devi giocare che ti devi anche divertire, perché comunque se no fai playoff, non fai playout, quindi è una cosa bella. E te la vai a giocare, penso che meglio di questo non c'è. Proprio, come state fisicamente? Bene, siamo tutti bene, siamo carichi e aspettiamo questa partita. Quindi chi dice che il Bari non è brillante sul piano atletico fa una critica un po' di lì. No, assolutamente no, anche perché secondo me la squadra tutti i 90 minuti corre dal primo all'ultimo, da quelli che giocano e non giocano, quindi anche i test lo dimostrano, quindi penso che stiamo facendo un ottimo lavoro con il preparatore atletico e stiamo caricando il giusto, non stiamo esagerando, quindi ora come ora siamo tutto e siamo al 100%. Se tu non parte come, diciamo, favorito in questi playoff dopo questo mese un po' di difficoltà, non c'hai voglia magari di mettere la tua firma su un cambio di rotta? Magari, io come ho detto tante volte, io vado per il gol, quindi non vedo l'ora di caricare, come si dice tante volte, bruciare l'erba quando entri in campo, quindi anche perché ora è il periodo delle zanzare, no? Come dicono in tanti, quindi speriamo che la zanzara si sveglia perché un po' è rimasta in letargo, quindi vediamo un po' che combina. Ok, grazie. Se non ci sono altre domande, ovviamente.